Ciao bellezze, benvenute o ben ritrovate in questo nuovo video. Per chi ancora non mi conosce, io sono Laura e ho 42 anni e voglio condividere con voi tantissime ricette utili per prendersi cura della propria bellezza, ma facendolo in modo naturale, con semplicità, spendendo anche poco, che produca ricette che funzionino e che diano tanta soddisfazione. Oggi vi spiego come preparare un prodotto molto buono e utile che si può usare da solo oppure da inserire come ingrediente in tantissime ricette cosmetiche. È l'acqua di rose da usare come tonico. Super tonico all'acqua di rose, lenitivo, rinfrescante per una pelle super vellutata. Ingredienti: 100 g di petali di rosa. La rosa, forse non tutti lo sanno, ma ha tantissime proprietà, tra cui calmanti, lenitivi, antibatterico, cicatrizzante, ha un potere antinfiammatorio, proprietà astringenti, è molto utile per prendersi cura di quella pelle che è sensibile e anche un po' secca. Poi comunque ha un profumo buonissimo dal potere rilassante. Mezzo litro di acqua distillata. L'acqua distillata è perfetta perché pura per le pelli delicate e anche per le pelli grasse. Potete comprarla oppure farla fai da te, basta far bollire e raccogliere l'acqua condensata dal vapore. Oppure il condizionatore dell'aria, dove è importante che i filtri siano puliti, e raccogliere l'acqua dalla vaschetta, utilizzare quell'acqua lì, ovviamente lasciando il fondo. Un cucchiaio di alcol alimentare, questo è facoltativo, vedete voi se metterlo o no, perché ci sono persone che non amano l'alcol, però l'alcol, quello etilico, non secca la pelle, serve a conservare meglio il tonico, evapora praticamente subito e non impedisce agli altri ingredienti di essere funzionali, quindi vedete voi se aggiungerlo o no. Io direi che è meglio un cucchiaio aggiungerlo. Preparazione: portare in ebollizione l'acqua distillata con i petali di rosa, spegnere il fuoco e lasciare riposare per 5 ore. Aggiungere l'alcol e far riposare per un'altra ora, dopodiché filtrare il tutto. Il liquido dovrebbe rimanere rosato, profumatissimo e leggermente gelatinoso. Travasare il liquido in una bottiglietta di vetro e conservare il tonico in un luogo asciutto e a riparo dalla luce. Ecco qua, è adatto a tutti i tipi di pelle, per cui andate tranquille. L'acqua di rose è un tonico molto apprezzato, lo usavano anche le nostre nonne per profumare e curare la pelle. Vi consiglio di inserire nella bottiglietta anche dei petali di rosa se ce li avete di colori diversi, così da dare un tocco di eleganza e di bellezza al vostro tonico, che secondo me è anche carino da regalare alle amiche. Vi consiglio anche di raccogliere i petali da fiori freschi se potete, visto che è anche la stagione giusta. Evitate di prenderli dai fiorai perché non sono adatti a queste preparazioni. Per utilizzo ogni giorno, fate mattina e sera, dopo la detersione, picchiettate il viso e il collo con un batuffolo, oppure potete anche bagnare le mani e schiaffeggiare leggermente il viso, questo avrà anche un'azione anti-age. Mi raccomando, fate l'acqua di rose perché è un prodotto utilissimo che bisogna averlo in casa. Io vi saluto, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, attivate la campanella, mettetemi un like, tanti video e scrivetemi un commentino qui sotto qualsiasi domanda o richiesta. E condividete anche con le vostre amiche che saranno felicissime, seguitemi anche su Instagram e condividete anche sui vostri social se vi fa piacere. Un bacione, ciao ciao!